Carissimi MTIers, è venuto il momento di parlare del film Punto di Non Ritorno, una pellicola che ha avuto pochissima fortuna, ma che successivamente ha creato un bel gruppo di fan. Partiamo! Ho deciso di parlare di questo film perché, oltre a ritenerlo molto sottovalutato, ha per me un ricordo speciale dovuto al modo particolare che mi ha portato a vederlo. Voglio quindi raccontarvi un evento della mia vita, ma prima ricordatevi come sempre che esiste la possibilità di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e seguirmi anche sui miei social. Ebbene, era una mattina calda e afosa di metà agosto 1998. Il paese era deserto e tutti gli amici in ferie. Io, non sapendo che fare, poco prima delle 10 di mattina, presi la bici e andai alla videoteca a noleggiare qualcosa da vedere. Persi parecchi minuti a scartare film dalla macchinetta automatica. Non era come oggi che si potevano vedere e rivedere i trailer o leggere siti. Dovevi aspettare in TV i programmi di informazione cinematografica o comprare le riviste in edicola per rimanere aggiornato. Alla fine, totalmente impreparato e senza troppa convinzione, scelsi Event Horizon. Ero da solo a guardarlo e dopo quell'ora e mezza scarsa di visione, sempre più intensa e orrorifica, rimasi attonito in silenzio a guardare lo scorrere dei titoli di coda fino al termine della VHS. Respiro affannoso, occhi a palla, sudato come solo il caldo divano in agosto sa regalarti e la convinzione in fondo al cuore di aver visto un film che sarebbe sempre rimasto in un angolo speciale di me, amante della fantascienza e degli horror, i migliori 1500 lire mai spese per un noleggio. A parte il mio personale apprezzamento di giovine, questo film è stato un vero e proprio insuccesso al botteghino e di critica, con IMDb che non gli dà oltre 2 stelle e Rotten Tomatoes che si assesta su di un 28-61%. Ma allora perché vi consiglio di recuperare questa pellicola che ormai ha 25 anni? Perché si tratta di una piccola perla nascosta che dal mio punto di vista regala una sorpresa a chi, amante del genere, ne ignora l'esistenza. Un film che probabilmente è uscito in anticipo sui tempi di qualche decade e che all'epoca non fu visto di buon occhio perché accusato di plagiare idee altrui, di avere una fallace base scientifica e impreparazione dell'equipaggio. Insomma, oggi sarebbe probabilmente un blockbuster al botteghino. Alla regia di questo film troviamo un tal Paul Anderson, dovreste ricordarvelo per pellicole come il primo Mortal Kombat, ben 4 film di Resident Evil e il solo Alien vs Predator. Insomma, dovreste aver capito cosa vi ritroverete a guardare, ma non è del tutto vero. Ho trovato una regia e montaggio ben realizzati con un bel cambio di passo, dall'inizio molto lento e tranquillo in stile 2001 Odissea nello spazio, ad una seconda parte molto tesa e ansiogena in stile Alien o Hellraiser. Il cast è fra l'altro molto ben assortito, con grandi attori, su tutti Sam Neill, che in persona lo scienziato che ha sviluppato la tecnologia di salto interdimensionale, che stava testando appunto la Event Horizon, che pochi anni prima di questo film aveva fatto Jurassic Park e Caccia a Ottobre Rosso. C'è anche Lawrence Fishburne, 2 anni prima di Matrix, ma già ben noto per le sue apparizioni di secondo piano in diversi film famosi, che in questa pellicola impersona il capitano della Lewis and Clark mandata a recuperare la Event Horizon. Presente anche Jason Isaacs poco dopo gli inizi della sua carriera, che impersona un giovane dottore della nave di recupero. Anche il resto del cast non è male e per certi versi dispiace un poco che non siano così approfonditi tutti i personaggi, ma per l'epoca 1:30 era un discreto minutaggio. Passiamo proprio alla trama. La nave di recupero Lewis and Clark viene incaricata di andare in soccorso di una nave dispersa attorno a Nettuno, un viaggio lunghissimo che nessuno dell'equipaggio vuole fare, anche perché non vengono dati ulteriori dettagli, solo un'aggiunta all'equipaggio, il dottor Weir, che conosce i dettagli. Dopo essersi risvegliati su Nettuno, si connettono alla nave e vanno in cerca di dettagli di cosa sia successo all'equipaggio. Ben presto si rendono conto che è stata fatta una vera e propria carneficina e il ritrovamento di un audio molto danneggiato non chiarisce cosa sia realmente successo.
Weir spiega che la nave è un prototipo con una nuova tecnologia che doveva raggiungere Alpha Centauri superando la velocità della luce. Ovviamente non è arrivata a destinazione, ma dov'è rimasta tutto il tempo? Ben presto si inizia a capire che qualcosa non va. Tra allucinazioni, paure e sabotaggi, la missione di salvataggio diventa di vera e propria sopravvivenza. Ho detto tanto, ma non troppo, sulla trama perché vorrei rimaneste scioccati come me quando vidi per la prima volta la conversione di questo film da fantascienza a horror psicologico mass splatter. Se però non potete resistere, aspettate fino alla fine del video. Parlando della base scientifica, poi, non è troppo solida e l'idea di creare un ponte di Eisenrosen sfruttando un buco nero, contenuto nel motore della nave, lascia un filo sconcertati. Però va detto che si è visto anche di peggio e comunque è un film di fantascienza e si potrebbe pure lasciar correre. Però quello che succede poi con quel buco nero non ha proprio senso e il tutto può essere etichettato come una qualsiasi puntata di Giacobbo, creduloneria. Altri aspetti interessanti invece sono i viaggi nel nostro sistema solare, che sfruttano l'animazione sospesa non tanto per la lunghezza del viaggio, ma per poter sfruttare un'accelerazione e decelerazione maggiore. In conclusione, questo film ha una bellissima idea iniziale che presenta un bel cambio di ritmo e trama, ma anche un bel cast con tanta bravura di fondo, ha pure degli effetti speciali molto validi per l'epoca, ma alcuni problemi coi personaggi che risultano troppo bidimensionali, impreparati e i dialoghi tecnici non troppo curati. Risulta quindi un classico film di culto poiché è riuscito a crearsi una propria nicchia, mettendo insieme tante cose, risultando però un qualcosa di unico e non così banale. Ne consiglio la visione ad un pubblico giovane perché tutti quelli a cui l'ho consigliato e non lo conoscevano ne sono rimasti piacevolmente stupiti. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi il mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate e date le vostre opinioni e soprattutto condividetelo sui vostri social. I miei social li state già vedendo, vi ringrazio per aver visto questa mia retro recensione e se volete qualche spoiler rimanete qui, altrimenti al prossimo video. Ciao! E bravi MTIers che volete saperne di più, come vedete dallo sfondo rosso e dal tag in alto siamo nell'area spoiler e non mi reputo più responsabile di quello che vi dirò ora. La parte demoniaca di questo film arriva come uno schiaffo in faccia quando hai gli occhi chiusi. Quelle brevi immagini che si vedono piene di disturbi sono così raccapriccianti e inaspettate che ti fanno trasalire, un vero e proprio girone dantesco che però ho trovato troppo stereotipato e finto. Dai, parlano in latino, parlano citando libri, boh. Le scene splatter sono anche gratuite, con organi che escono e così via, però sono molto a tono, con una seconda parte che non si prende più troppo sul serio, anzi, che svacca proprio senza ritegno in un trash dal mio punto di vista molto positivo. Tutte le scene tra Weir e sua moglie sono forse un po' stancanti, soprattutto all'inizio, ma come impazzisce bene però e quando si cava gli occhi, ma vogliamo parlarne? Le reazioni del resto dell'equipaggio sono un po' alla va o la spacca, senza pensare alle conseguenze e alla propria incolumità in un classico stile horror. L'idea di usare però un buco nero come porta transitabile proprio camminandoci dentro normalmente o quasi mi ha lasciato F4, cioè volevo dire basito. Inutile poi rendersi conto che generare un buco nero dentro un'astronave vorrebbe dire avere così tanta energia e capacità tecnica a disposizione che, insomma... La doppia scena finale è quel tocco horror che ci sta proprio, con Weir che appare nella squadra di recupero che poi si rivela un incubo, e quella vera che poi è arrivata. Ma a me il dubbio che siano finiti tutti nella dimensione demoniaca e morti rimane. Ora ho proprio finito questo video, non vi rimane che guardare questo film e alla prossima! Ciao!